Cioè, tutti, da cosa dipendono i fallimenti? I fallimenti dipendono da un pensiero, o per meglio dire, dalla contrapposizione di due pensieri. Da un pensiero logico-razionale di voler riuscire, di voler a tutti i costi ottenere un risultato, qualunque sia questo risultato, sia un risultato sentimentale, sia un risultato di altra natura, un obiettivo. Quindi abbiamo il desiderio logico di ottenerlo e un desiderio emozionale, un desiderio emotivo di fallire, perché abbiamo un pensiero dominante, non logico, non razionale, ma proprio perché spesso subliminale, proprio perché spesso al di sotto delle soglie di coscienza ancora più forte, ancora più deciso, ancora più prepotente, che è il desiderio di sentirsi incapaci, l'incapacità di non essere in grado di poter realizzare questa cosa. È dallo scontro di questi due pensieri che nasce il fallimento, perché ci inibiamo nell'azione. È evidente che se noi a livello logico vogliamo ottenere un risultato, ma a livello profondo siamo certi di non poterlo ottenere, non agiremo. O perlomeno non agiremo nel modo giusto, agiremo nel modo sbagliato. Metteremo in atto dei comportamenti che ci porteranno esattamente nella direzione opposta a quella in cui vorremmo andare. Anziché avere successo, otterremo insuccesso. Anziché avere felicità, otterremo infelicità. E allora, se vogliamo evitare i fallimenti, se vogliamo evitare gli insuccessi, dobbiamo partire da noi stessi, andare a stanare questi pensieri negativi e non appena si stanano, perché dentro di noi ci sono e possiamo, ascoltandoli, renderci conto che esistono, renderci conto che ci sono. A quel punto lì, mettere l'antidoto, scusate. E qual è l'antidoto? L'antidoto di un pensiero è un altro pensiero, un pensiero che va nella direzione opposta, un pensiero che va nella direzione di raggiungere il successo e quindi io ce la faccio, io sono capace, io sono il migliore, nessuno è bravo quanto me, nessuno ce la farà tanto quanto ce la faccio io. Quindi questi pensieri però vanno inseriti nei momenti peggiori, quando viviamo uno sconforto, quando crediamo di non farcela, quando sentiamo ci sentiamo demotivati, è lì che vanno inseriti, perché sfruttiamo un principio fondamentale che è quello che nel momento in cui noi viviamo uno stato di demotivazione, vuol dire che la nostra parte emotiva è attiva e per cui ogni seme che noi seminiamo sarà come un seme piantato nel terreno fertile, non potrà che dare i suoi frutti, non potrà che emergere, non potrà che crescere rigoglioso. Quindi questo è quello che dobbiamo fare, che dobbiamo riuscire a fare se vogliamo evitare di avere degli insuccessi e avere dei fallimenti. Per questo video è tutto, seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Taramasco, iscriviti al canale YouTube attivando la campanella, così potrai ricevere le notifiche delle live e partecipare in diretta alle live ottenendo risposta alle tue domande. Inoltre, molto importante, seguimi anche sul nuovo, iscriviti al nuovo canale YouTube Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!